la mia review di oggi sarà sugli ombretti della Kiko Supreme Eyeshadow. Sono dell'edizione limitata, ci sono ancora però, controllato, e dovrebbero andare in saldo tra poco, perché adesso il prezzo di ogni ombretto è di 11 euro. All'interno ci sono 3 grammi di prodotto e la scadenza dopo l'apertura è di 36 mesi, quindi la scadenza è ottima. Di solito, avete visto, ultimamente le ultime palettine che sto recensendo tipo scadono dopo 6 mesi, questo invece insomma 3 anni prima, dopo essere stato aperto. I 3 colori che ho io sono il color numero 01, che è quello rosa, lo 02, che è questo color grigio, e lo 03, che è questo color verde marcio, grigetto anche questo. La formula è molto molto simile a altre formule che abbiamo già visto, sia in ombretti più costosi sia in ombretti più economici. Ad esempio, tra le formule simili, quella di Chanel, che ha creato degli ombretti molto simili. Un'altra formula molto simile è quella degli ombretti di Lancôme. Altre formule simili sono quelle degli ombretti di Christian Dior, anche se questi sono un po' più polverini rispetto a questi che sono un po' più cremosini. E un'altra formula un po' più economica è quella della Elf. Quindi abbiamo comunque tanti ombretti simili, di solito sono sempre monocolore, quindi non troviamo mai questa formula in palettine, ma sono sempre ombrettini singoli. E la consistenza appunto è una specie di mousse solida, quindi c'è del, cioè un po' cremoso, però un mix tra un cremoso e un polvere. In realtà sembra più cremoso nella confezione e sembra più in polvere quando si va ad applicare, e quasi sempre l'effetto finale è comunque metallico o mega perlato. Non li ho mai visti in giro opachi, poi magari ci sono opachi, però io non li ho mai visti. A me piace applicarli in realtà anche senza il primer, perché durano sul mio tipo di palpebra. Se avete la palpebra particolarmente oleosa è meglio usare sotto un primer, però diciamo che senza primer a me durano 8-9 ore. Alla fine della giornata di solito un minimo senza primer a me vanno via, ma pochissimo, non è una cosa proprio brutta da vedere. Però ciononostante a me piace usarli senza primer. Vi faccio vedere 3 colori. Ecco qua i 3 colori. Abbiamo rosino pallido, abbiamo questo bellissimo grigio che tende al viola, e questo sembra un marrone verde, no marrone, sembra più un grigio verde. Sicuramente il più famoso dei 3 è questo, lo 03, perché assomiglia tantissimo anche a uno dei classici di Chanel, Epatant, e è probabilmente anche il mio preferito. A me appunto, come vi ho detto, piace applicarli anche senza primer, li vado a mettere con un pennello. Potete usarli con un pennello per un effetto un po' più leggero, oppure con le dita per un effetto un po' più intenso. E io con un pennello da sfumatura, e te lo vado a mettere, molto 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 facile da mettere, cioè si stende molto bene. Ovviamente non posso parlare per questi perché sono usciti da poco, da un mesetto, e quindi non posso dirlo, però gli altri ombretti che ho con questa formula, comunque con una formula molto simile, è vero, non si seccano, cioè questa è la cosa bella. Che molto spesso sapete che quando si prendono degli ombretti che sono o in crema o simil crema o simil mousse, dopo un po' si seccano, anche dopo tipo 4-5 mesi li trovate magari fantastici all'inizio e poi secchi dopo pochissimo, che è una cosa che a me dà fastidissimo, però purtroppo ci sono delle formule fatte così. Questi invece, cioè non questi, perché appunto vedete questi ce li ho da un mese, quegli altri che ho simili, dopo anche un anno, tipo anche quello di Chanel ce l'ho da più di un anno, ce l'ho da 2 anni, è ancora perfetto. Col dito poi vado a mettere un po' del rosa nella prima parte dell'occhio per illuminare. Sicuramente il rosa tra i 3 colori è quello un po' più insipido, cioè è carino però è un po' più insipido rispetto agli altri, e sfumo ancora. E poi solo nella parte finale mettiamo quello più scuro, che è anche molto molto bello se vi piacciono comunque i colori intensi, perché il fatto che vira comunque al color prugna lo rende veramente molto interessante. Il mio voto quindi per questo prodotto è rullo di tamburi, 8 e mezzo. Gli do 8 e mezzo perché allora a me piacciono veramente tanto. Ovviamente trovo che i 2 colori più intensi abbiano più senso di esistere, perché questo qui non è che colori tanto, non è che si veda tantissimo, però è carino. La formula mi piace, come ho già detto, col primer fantastica, senza primer comunque molto buona, semplicemente dopo molte ore, non dopo poche ore, dopo tipo 6-7 ore iniziano un pochino ad andare nelle pieghe o a svanire leggermente in alcuni punti, però è una buona formula.
Il risultato è molto bello, l'unica cosa è che trovo difficile dare un risultato completamente coprente, super intenso, super saturo. È più bello per creare delle sfumature, per dei look un po' più leggeri, perché comunque è difficile riuscire a renderli invece omogenei su tutta la palpebra e super intense allo stesso tempo. Quindi quella è l'unica cosa, il fatto che magari è un più un ombretto da sfumatura o comunque da un trucco quasi acquarelloso, diciamo. A parte quello, mi piace veramente tantissimo. Ciao bellezze!